Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Gastation Simulator e il nostro Tidal DLC. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, ho fatto tranquillizzare un attimino il dio Ciuciumanciu, Dunoji di Gocco e via. Altra cosa, ho provato a pulire le docce che apparentemente vedete che sono sporchissime, ma in realtà credo che si sia buggata la situazione, perché non è vero che sono sporche, perché non c'è né immondizia da... cioè, nel senso, è una merda, per carità. Però non, all'atto pratico non c'è sporcizia, quindi credo che si sia buggata la situazione. Vabbè, vedremo magari quando faremo l'upgrade se si sbugga la situazione. Sta di fatto che adesso andiamo a riparare quest'auto, poi vediamo un attimino, perché oggi dovevamo andare a mettere l'autolavaggio, eventualmente. In modo tale che facciamo anche quell'altro obiettivino. E poi se riusciamo a metterci qualche soldino da parte, che ne so, vediamo se riusciamo a fare anche qualcosa di interessante lato upgrade, che ne so, i bagni un po' più grandi, il parcheggio un po' più grande, così magari arriva pure più gente, non lo so, vediamo un pochino. Tanto adesso per quanto riguarda le persone che possono arrivare di più con il parcheggio, c'è da dire che abbiamo messo due persone a lavorare, uno di giorno e uno di notte, quindi c'è sempre qualcuno al posto nostro, e quello non dovrebbe essere un problema, se non poi vabbè, giustamente ordinare la roba che devono vendere, però se può fare. Voi però mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like e commentate per supportare questi video, mi raccomando, siate partecipi, che è molto importante per il bene del canale, delle serie, di tutto, molto molto importante, che YouTube, come detto, non aiuta ultimamente e ci vuole il vostro impegno, che poi impegno, insomma, basta commentare, lasciare un like e questo è quanto è supporto già questo, oltre che guardare i video, vabbè, giustamente quello. Però se state a sentire quello che vi sto a dire, già un passo l'avete fatto, quindi già significa che il video lo state a vedere e quindi è già qua così. Allora andiamo a mettere anche benzina qua e direi che $1900. Vediamo un attimo se dobbiamo riordinare qualcosa. Un po' di robe mi sa che vanno ordinate, quindi andiamo a controllare delivery, prodotti. Allora qua 1, 2. Questo 1 che... questi ci stanno. Alcolici ci stanno. Sigarettine, come detto, sono rimaste bloccate là. Gelatini, questi qua vanno a ruba. Scuba, questi cazzo di cose scuba, porco due, pure questi vanno a ruba. Giornali onestamente non so se se li stanno a comprare o meno, un pochini credo, però qua va bene, in linea generale converrebbe sempre farsi la scorta, però va bene così. Qua facciamo 2 di questi, 3 di questi, come siamo messi così? $1000 e 4,55. Abbiamo caricato tutto, va bene. Mettiamo un altro stand per i cappellini. Abbiamo già comprato, lo mettiamo, vabbè, lo posso mettere pure davanti alle fine. Mo togliamo pure quello delle sigarette, non serve un cazzo, signore. Non basta che nessuno si frega i cappellini dalla finestra, magari. Fate i bravi. Non ne abbiamo ancora, eh. No, pensavo che qualcuno ci fosse avanzato, ma sembra di no. Ok, qua sullo scaffale c'è un po' tutto, eh. E va bene. Allora. E poi, come detto, ci facciamo 2 conti per gli upgrade. 2 conticini per gli upgrade che potrei già iniziare a vedere, perché allora
Diciamo che car wash quanto ci costa? 500. Vai col car wash. Tanto attiviamo l'autolavaggio, se si può fa. Ok. Tra abbastanza. Ah, è vero, qua dovevamo andare a pulire. E non mi ricordo, cioè non mi ricordo, non sappiamo dove si fa qua in realtà. Upgrade poi possiamo fare di cosa? Del warehouse quanto ci costa? Capacità, capacità del carburante 7,50, troppo. Toilette lo possiamo fare l'upgrade. Un cesso in più. Pure delle docce, se non costano troppo. Non c'era? No. Ok. Va bene. C'è una delivery al magazzino. Ma andiamo. Ah, qua non c'è niente. Ok. Guarda Ciuciumanciu come si è tranquillizzato adesso che abbiamo fatto i nostri upgrade, soprattutto ai bagni. Quello gli interessava, perché sennò gli scacazzano sull'isola. Le docce sono rimaste sporche, non so come mai questo, questa ignobile baggosità dei cosi, ma va bene. Ok, arrivederci. E andiamo all'autolavaggio per capire anche come ripulisco. Perché l'autolavaggio sta qua. Ma dove sta il tombino? Questo me lo doveva dire però. Perché quello nel gioco c'era il tombino che ti faceva ripulire il tutto. Qua non ce l'ha spiegato. Non ci è arrivata manco un'email o qualcosa. Come cazzo la faccio a ripulire l'acqua? Non lo so, signori. Questo è un problema. Vabbè. Ci guarderemo. Ci guarderemo. Se ce lo dirà. Se sono bloccate le macchine, ho capito. Andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa. Se possiamo dare una pulita alla strada. Dimmi te. E poi dobbiamo anche fare l'upgrade del parcheggio. Quello possiamo fare, che magari qualche macchina in più non fa male, eh? Qualche cliente in più che arriva. Altra gomma, sì. Sì. Perfetto. E anche perché poi l'autolavaggio, se non lo sistemiamo, non. No, cazzo. Non l'ho buttato. Credo di averlo buttato. Ecco. La mamma. Chi è che ha fatto un macello? Il policeman. Allora, policeman, devi andare tu un poco dietro. Poco. Fai passare il policeman. Ok, va bene. No, fermo tu. Vai, policeman. Bravo, ma dimmi tu se devo fare io il vigile qua. Ce la fanno? Si attaccano al cazzo. Allora, scuba rental, un attimo che arrivamos. Ah, forse qua si pulisce, dai. Cazzo, però me lo doveva dire in modo tale da individuarlo, perché mo non capi pure come cazzo si pulisce, però. Come lo pulisco? Ah, così?
Credo, non lo so. L'unica cosa che mi viene in mente è questa qui. Non sappiamo se sia giusta, ma ci proviamo, sperando che sia la cosa giusta da fare. Ci stiamo anche buttando nella merda, eh. C'è uno all'autolavaggio che poi dobbiamo rendere auto, effettivamente, perché quell'auto non deve essere solo a... non deve stare ad indicare solo che ci vai a lavare l'auto, ma deve indicare che fa tutto da solo, quindi automatico. Ok, la pressione adesso è giusta. Penso che possiamo... Ah no, da qua non lo riesco a vedere. Vabbè. E... Oh, questa volta te la lavo io, però. Che sia l'ultima volta. Qua mi ricordo che si poteva cambiare anche... Okay. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare, l'upgrade, perché sono due coglioni. Scusa, se ti sposti te lavo pure a te. Che forse c'è pure bisogno, eh. Diciamo, insomma. Ok. Allora, officina. Eccoci, signor. Allora, che combinato? Una ruota, una fiancata. E passa la paura. Tac. Intanto abbiamo 1300 dollari. Ok, quelli intanto lavorano e va anche bene. Aspetta, scusa signore, che ti ho dato una testata. Mi sta in mezzo i coglioni. Che gomma si è sfonnata questa? No, è caduta. No, non è vero. Ah. Vai. Ok. Perfetto, perfetto. Vada signora, 110, fatturina e via. Tac. Aspetta, mi è rimasta la ruota incastrata. Attenzione signora, non mi investa, che poi tocca chiamare l'assicurazione. Clienti in cassa, vabbè, ci sta la tipa. E va bene, dai, stiamo iniziando un pochino a gigioneggiare a destra e a sinistra. Ok. Perfetto. E adesso andiamo a vedere cosa possiamo upgradare, signori. Spendiamo un po' di soldi. Allora, la warehouse. No. Da qui che poi non si capisce in realtà. Benzina quella che devo riprendere. Workshop. Stessa cosa. Car wash. Stessa cosa. No, vabbè, l'upgrade qua lo dobbiamo fare. Scuba driving, se facciamo l'upgrade non lo so che succede. Warehouse, la capacità aumenta. Quanto ci abbiamo? 750. Scuba driving aumenta 4 storage slot. Sì, che magari non mi rompo i coglioni a... Vai, vai. Ok. Quindi linea teorica. Allora, aspetta che qua mi aveva consegnato... Cazzo, che era lo squalo. Arrivo. Allora, dov'è? Eccolo là. Squalo, fai bravo, vieni qua. Oh merda, dove cazzo sono finito? Merda, merda, merda. No, lascia stare. Merda, l'ha piato. Oddio, l'ho piato pure io, però, squalo. Dai. Mamma mia, i pro. Che figata. Tra virgolette, cioè, nel senso.
Che figata che non c'è morto nessuno di questi soggettoni che vengono a fare turismo e poi ce lasciano di più. Devo ripiare la benzina. Yes. Scusate. Allora, a quanto sta la benza? Cristo santo, non scende più. Quanti soldi c'ho? 1.300. Vai. Che altri upgrade potevamo fare? Warehouse 7.50. Ma sì, ma che ce ne frega, signori. Vai. Spendi, spandi. Via. Giorna, no. 5 e via. A posto. Se ne volete, ice cream, un pochino ve li metto, ma proprio pochi. Pure gli ice cream qua non è che ci abbiamo tutti questi gran spazi, eh. Alcolici non ne avevamo più da buttarci sopra. Questi neanche. Da bere. Ma sì. Buttaci dentro tutto. Windsurf rental, attenzione che non c'è più l'attrezzatura. Allora, ci mancano al momento 9 macchine da lavà e altre 12 auto da riparare. Vabbè, le auto rifornite. Ah no, cazzo, 30. Auto e barche. Ci vuole un po', ci vuole un po'. Per fare il prossimo upgrade. Però voglio andare a vedere, visto che qua abbiamo fatto l'upgrade, un attimino com'è la situazione. Pure di notte ci vengono, bravi. 3 di 8. Ok. In uso e in uso pure questa. Ok. Ah vabbè, vanno due persone invece di una. Ci sta. Ci sta, ci sta. Si spera di guadagnare il doppio, ma non credo funzioni così. Allora, tiè, beccate un po' di benza. A posto così. Poi la cosa migliore sarebbe sempre fare scorta di cose che magari ti costano un po' meno in un determinato momento, però non è mai propriamente fattibilissimo. Ah vedi, pure qua sopra ha messo sto coso, va bene. Allora, car wash, va bene, però comunque l'acqua è pulita, è già qualcosa. Delivery, delivery, delivery. Quanto bello. Ma posso fare due delivery? Come fondi insufficienti? Cazzo, $300 c'ho. Io qua quanto sta a spendere? Un botto. No, non ce la faremo. Vabbè, la prossima. E niente. Siamo poveri. Siamo poveri. E vabbè. Quello, quello della benza che se ne va. Questa cazzo di cosa delle docce, però. No bueno, no bueno. Poi si deve pulire, si deve fare niente? No, un po' al massimo. Buttiamo la monnezza. E tac, già che ci siamo possiamo chiamare quello che ci viene a togliere. Ci stiamo, una pulitina anche a sti secchi. Non fa male.
Ah, si sono buggati. Vabbè, ecco perché non stava bene più nessuno. Danari pulita, va. Per forza, signori. Si sono ogni tanto si buggano sti rincoglioniti. Che vuoi fa? Vai, vai. Olè. Perfetto. Andiamo a vedere se possiamo. Parcheggio. E stiamo per tornare, signori. Datemi un attimo che è morto tutto. Il fatto è che adesso, ad esempio, essendo morto, da dove ci ricarica? Quando ha fatto il salvataggio automatico? Moridiamo! Ai 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 ai. Che belle però queste immagini che... Molto fighe. Cioè, con lo squalo che si mangia... 150 dollari... Non mi ricordo minimamente. Boh, vabbè. Pazienza, signori. No, non mi ricordo a che orario stavamo noi. Non mi ricordo a che orario stavano loro. Questa sta venendo. Ah, quindi era prima che venisse quella che è della Benza. Minchia. E boh, vabbè. Questo l'avevamo upgradato, sì. Perché poi se ti dimentichi pure cosa avevi fatto, è un bel problema. È un bel problema. Vabbè. Noi nel mentre che avevamo fatto, allora le macchine bloccate sono comunque bloccate, no? Ah, avevamo fatto sta cosa. Avevamo chiamato quello per ripulire qua. Poi per carità avevamo resettato il mondo e quindi sarà esploso pure per coso della monnezza però. Scusi. Allora, 296 dollari. Eh no, dobbiamo comunque resettare, quindi non è che abbiamo grosse scelte. Sempre bloccate stavano le macchine, quindi. Vai, vai, ripulisci, ripulisci. Possiamo skippare anche questa ripulita, no? Oh, tra l'altro, per essere fatta di paglia e sterpaglia, la nostra cosa resiste. Vabbè. Allora, tornando a noi e sperando che non riesploda tutto, fatemi vedere che cosa stavamo facendo noi. I parcheggi. Allora, questo ok, il prossimo è bloccato, quindi a parte il parcheggio, distributore di carburante, no, ancora dobbiamo arrivare a livello 5 per sbloccarlo. Tranne questo, no, questo lo possiamo sbloccare. Il secondo per mettere benzina, party boat pier. The party boat. Ah, è come là che era. Ok, l'autobus. Vi ricordate che arrivava l'autobus del party? E... Ok. E 1000 però costa. Dobbiamo aspettare un pochino. Però appena. Forse appena arriviamo a 1000, magari ci facciamo proprio quello. Potrebbe essere interessante. Potremmo in realtà chiedere anche un prestito per velocizzare la cosa. Però tutto sommato possiamo anche evitare, perché tanto il prestito ci vai sempre a perdere, vai sempre a ridare agli strozzini molti più soldi di quelli che ti prestano, quindi non so se sia proprio il caso. Anche perché se ci mettiamo un po' di impegno, direi che potremmo rifare moneta. Non dico velocemente, però.
Allora, dai, anche con le macchine lavate, officina e auto. Io prima non ho capito se l'autolavaggio è... Mi sembrava di aver letto un... Scusa, non si metteva pure in verticale sto coso, eh. Un 50 dollari, mi sembra strano, 50 dollari per il lavaggio, eh. Sembra un po' eccessivo per quanto sarebbe giustissimo. Anche c'è, no, 150. Minchia. Va benissimo, signori. 150 dollari per lavare la macchina. Porco due, calcolando le macchine che arrivano qua, te li ricompri. Che hai fatto tu, signor? No, vabbè, pensavo peggio. Solo perché stavamo dal lato buono della macchina, diciamo così, dai. Ok. E poi un paio di ruote che ci sta per gradire. I gommisti qui fanno affari, eh? Noi siamo anche gommisti. Noi facciamo anche questo, signori. A richiesta facciamo tutto quello che volete. Surf, gomme nuove. Sub. Tutte da sub con le gomme nuove pure. Come volete. Allora. È morto uno. Però causa della morte è... Cioè è morto proprio di suo. A meno che la tuta non era... Però scusa, io ho il 10%. Cioè ogni 100 persone, una decina ce l'ha nei piumi. Però non si fa manco così, eh. Poi magari più avanti mettiamo una percentuale minore di morte. Buttando molte più tute però, eh. Aspetta che c'è un cliente all'autolavaggio. Mo mettiamo benzina a questo. Il cliente all'autolavaggio e facciamo vedere il party boat. Sblocchiamo. Così arrivano un bel po' di clientini. Non so se convenga. 1.000 dollari forse sono un po' troppi. Effettivamente. Magari converrebbe aspettare un po'. Perché se investiamo 1.000 dollari là poi non possiamo fare più niente. Quindi magari... Un pochino conviene aspettare. La colorazione di sto camioncino mi pare. Vi ricordate le macchine tipo le micro machine che cambiano colore con l'acqua? Questo viola era uno di quelli delle auto che cambiano colore. Aspetta, mi sono allontanato troppo, scusa. Che cazzo è successo? Dai, che è pulita. Molla 150 dollari e vai. Oh, bravissima. Dove devi andare? Officina, officina. Signorina pecore. No, non si dice. Allora, vediamo che deve cambiare. Solo la gomma. Va bene. Per i giorni d'oggi. Ah, però vedi che la doccia si è pulita. Non so se con lo tsunami. Che è coerente come cosa. È onesta. Tu guarda quante gomme abbiamo cambiato. Porco due. Spettacolo. Spettacolo per il fatturato, magari non per i clienti, ma sono problemi loro, sono problemi loro. Allora, abbiamo mille. No, si sono imbarcati? No, che okay, meno male. Ok, allora al momento quindi che ci mancano? 10 auto da riparare, 7 da lavare e vabbè benzina, mo piano piano la facciamo. Vabbè, pure gli altri piano piano li facciamo, però alcuni vanno un po' più lenti di altri. 10 auto da riparare non so poche. Non sono affatto poche. Un po' di... Io non so se queste cose aumentano. Vedi, costano un fottio. Cioè, se è solo estetica. A parte che costano una madonna, eh. Alcune un po' meno, ma... Vabbè. Ci guarderemo.
Vediamo l'autolavaggio. Ok. Scusi, lei si è messa a petto nudo perché magari vuole una lavata pure lei, eh? Ne approfitta. Vabbè, con $150 ci sta. È comprensibile che voglia prendere due piccioni con una fava. Arrivederci. Tiè. Allora, cliente officina. Aspetta, andiamo prima all'officina che abbiamo più soldi. Gomma e due specchietti. Pronti. Uno. Allora, uno. E due. Tac. Ok, poi abbiamo... un po' di rabocchi di benzina da fare. Tac. In cassa ci stanno, almeno mi hanno tolto un po' la cassa, che è una rottura di palle. Arrivederci anche a lei. Ok, $2200. Dai, mo facciamo una spesa che... naturalmente spendiamo tutto quello che abbiamo, perché va a finire sempre così. Però va fatto, signori. Quindi delivery. Un po' di... vedi, mo ce la fate pagare pure di più l'anima degli mortacci sua. Oddio, l'olio... relativamente. Benzina. Cazzo, la benzina non scende. Niente. Aspetta, vabbè, lo vengo dopo. Prima fa mandare a lavare la macchina. E... però ci stiamo avvicinando già al prossimo obiettivo. Signori, non manca poi tanto. Pian pianino stiamo a macinare. Sì, perché poi il tempo passa, fai questo, fai quell'altro, fai due chiacchiere, lavi la signora che è verde più del camioncino suo. Signore, tutto a posto? Ah, era l'angolazione, eh. C'avevo lo stesso colore del camion. Camion, del furgoncino, del pick-upino, bellissimo tra l'altro, complimenti, eh. Molto, molto bello. Arrivederci. Allora, in officina. Che la lei è la sorella di quella del furgone. Cioè, avete pure la stessa macchina con lo stesso... cioè, la stessa macchina. Lo stesso con la stessa colorazione di veicolo. Tre ruote, portiera, specchietto, olio. Ammazza, puoi buttare, signor. Scusi, eh. Non è per sfiducia, ma... la doccia è un'altra volta una merda. Quindi... necessitiamo di un altro tsunami. L'ho fatto bene a riordinare già la componentistica per sti cosi. Scuba, non c'hanno gli oggetti. Cazzo, non ce n'è. Ah, dobbiamo vedere se quegli 8 che avevamo messo li avevamo messo prima o dopo della crash del gioco. Però mi sa prima. Quindi significa che stanno a macinare tanto. Lato immersione. Vaffanculo. Lato immersioni, che va bene perché so soldi. Vai. Opla. Sta arrivando anche una consegna. Che manca? La portiera. Eccoci. L'ho quasi fatto, signor. Non si preoccupi. Ok. Che altro manca? Lo specchietto.
Lo specchietto, signora, ci mancherebbe. Ah, e l'olio. Non è... Ho spaccato tutto, signore. Niente, siamo partiti che poi ci dimentichiamo anche quello che dobbiamo fare. Per quanti danni hai fatto. E che cazzo. Va con l'autobus, fai prima. Rabocchino, rabocchino di olio. Tac, perfetto. 280 dollari, sono pure pochi, signore. Mi pagano 150 per sciacquare la macchina. Te l'ho ricomprata praticamente la macchina. Aspetta questo. Cazzo di suoni, dammi un attimo, no? Con quale pressing? Allora. Beh, tra l'altro qua pure volendo vendere i cerchi e due soldi ce li facciamo, eh. Vorrei di niente, ma potremmo buttare anche queste cose che non so perché le vuole buttare, perché farebbero anche bella figura in un'officina. Però se sono da buttare, buttiamo, eh. Ora scuba. Ah, aspetta, questo deve lavare la macchina. Questa, chiunque lei sia, gliela laviamo. Questo è comunque 150 dollari. Noi laviamo anche i proprietari, quindi insomma, per questo il prezzo è un po' più alto, signori. Vi potrebbe sembrare un po' eccessivo il prezzo, ma è perché noi vi facciamo anche la doccia ad alta pressione. Vi si staccano i denti dalla bocca quando... Yeah. Allora, scuba. Allora, ma se fila scuba qua, eh? Sono già finiti. Poi un altro cliente all'officina. Piano piano, cazzo, mo state inizia veramente a pressare un po' troppo, eh? Inizia ad esserci la necessità magari di... chi ci potrebbe servire? Qualcuno che mette la benzina, forse. Allora, andiamo prima qua, in modo tale che nel mentre che... Ah no, vabbè, questo è quello che scarica i pacchi. Vai. Così facciamo fa pure benzina. Vai, attacca tutto. Bravo. Vai. Ok. Va bene. Stiamo mettendo un pochino di soldini da parte, signori, eh. Attenzione. Sì, anche qua effettivamente dovremmo essere abbastanza precisi in modo tale che prendiamo più soldi. Dove sta? Ah. Però vedi, siamo precisi, già stiamo sul pezzo. Pit stop Formula 1 style. Qua la pressione come sta dell'acqua? Ok. Vabbè, però per pulirla io dovrei solamente togliere eventuali immondizie che non ci stanno, quindi non è che ci possiamo inventare niente. Eccoci, signora. Facciamo questo, l'officina, e poi vediamo un pochino di investire. Okay. Magari anche con uno che fa benzina di giorno ci potrebbe stare. Eccomi. Aspetta che avevamo preso le cose. Quella freccina, Cristo. Che problema c'hai? Ruote? Ok. Allora, qua questi li abbiamo piati? Sì. Metticeli tutti. Specchietto, mettili tutti. E uno lo uso subito per la signora che ha sfondato il vetro. Ok. Tac. Pneumatichino. Aspetta che posizioniamo. Sto fresco. Appena arrivato, eh. Ma Serf lo stanno a fare da un po' che non ci chiedono componentistica. Che ci manca? Auto rifornite. Barche rifornite. E auto riparate e macchine lavate. Va bene. Se può fare, se può fare. Pian pianino se fa.
Allora, rimpinguiamo un po'. Qua che te manca un spruzzini, ci stanno, quelli ci stanno, ci sta un po' tutto, quindi metti 5 di 5, 5 di 5, 5 e basta. Giornali, non ho capito se li stanno a comprare o no, però tu riempili con questi, questi cazzi. Cappelli, ok, quelli non li vogliono. Già so, sti cazzi di cose dei gelati, che poi li compra. No, cazzo, ho rimesso gli stessi, vaffanculo. Alcolici stiamo parati. Stuzzichini non ce li abbiamo. E andiamo all'autolavaggio, va. Che so bei soldini, so bei soldini. Allora, prego. Quelle cose estetiche le facciamo proprio alla fine, quando abbiamo un sacco di soldi da buttare. Perché, boh, naturalmente i soldi che facciamo conviene investirli in upgrade che ci fanno fare ancora più soldi. Per fare più soldi ci vogliono più soldi. Tutta una questione dei soldi. A posto? Ah, ok, non avevo capito. Cioè, non avevo capito, però. Officina. Eccoci qua. In realtà, Madonna, eccolo qui il vincitore, signori. È lui, è arrivato qui quando ha bucato tutte e quattro le ruote. Quindi qua due sono le opzioni. Uno, te stava in seguito la polizia e ti hanno lanciato i chiodi a terra a striscia chiodata per fermarti. Perché sennò peppiarle tutte è un po' difficile. E la seconda opzione, niente, che ne hai bucata una alla volta e poi quando ci avevi voglia sei venuto qua a cambiarle tutte quante dicendo magari quando mi ci trovo le faccio tutte quante, tanto vale aspettare di bucarle tutte. Non saprei onestamente. Allora, dalla faccia sembra un bravo ragazzo. Beh, insomma. E quindi tutto sommato potrebbe anche essere vero il fatto che non volesse perdere tempo e quindi ha aspettato che se bucavano tutto. Ci può stare benissimo come cosa. Va bene. Allora, aspetta, arrivo, ultima gomma. Qua ne dovrei comprare a pacchi di queste cazzo di cose. Vanno via come il pane. Ok. A posto. Allora, treno di gomme completo. Sapim. Aspetta. Opla. Arrivederla, stia attento. Occhio alla polizia, cambia pure la targa. Se l'opzione era quella dell'inseguimento, perché non si sa mai che. Insomma. Ok. Laviamo la macchina del buon uomo. E siamo, dobbiamo mettere 4, dobbiamo rifornire 4 auto, 9 barche, dobbiamo lavare un'altra auto oltre a questa, e quella dell'officina mi sa, quante ne mancano? 6, oddio, ancora 6, vabbè, piano piano. Piano piano gliela famo. Comunque è da una vita che non scende più il prezzo della benzina, non vorrei dire, ma insomma. Mo il problema è che gli upgrade pian pianino iniziano ad essere un po' più lenti, quindi insomma. Però possiamo fare una cosa che adesso andiamo a fare subito, prima del cliente all'officina. Allora, upgrade. Upgrade li abbiamo fatti tutti. Ok. No, questo si può fare. Parcheggio no. Distributore. Secondo distributore no. Dobbiamo arrivare al livello 5. Il secondo distributore qua lo possiamo fare. E a sto punto lo facciamo.
Facciamo pure questo. E buonanotte, signori. Vai. Andiamo all'officina. Oddio, ma non so se... Mo faccio una cosa. Allora... Quello che fa benzina poi va sia all'uno che all'altro. Vai, mettiamocene un'altra. Schippalo. Allora, distributore livello 3. Distributore livello 3. One. Vai, one. Schedule. Allora, Juan, tu mi devi fare auto a carburante e barche a carburante. Mi lavori di giorno. Pagamento automatico e passa la paura. Vai. Eh sì, facciamo così, signori. Almeno di giorno ci abbiamo comunque qualcuno che... che mette la benza. Calcolando che adesso sono due. Ecco, hanno fatto pure la gran stronzata di non metterli manco vicino come erano quelli delle macchine. Quindi io qua per andare da uno all'altro devo salire e riscendere. Attenzione che arriva la barca di quelli che festeggiano, signori. Fermi tutti. Ma sono sempre alieni come le altre volte. Aspetta, andiamo a vedere. Questi fanno un sacco di sporco, un sacco di roba, però comprano un botto di roba. Eccoli. Attenzione. Vai così, vai così. Dove stanno i... beh, è l'autobus in versione festeggiamenti. Top. Però non scendono. Vabbè, arriveranno con calma, non lo so. No, Cristo. Aiuto. A meno che non spawnano. No, però di solito li faceva vedere che arrivavano. Ah, cazzo, questi sono finiti. Sound poi. Ma non scendono, scusa, me l'avete fatto pure pagare tra l'altro, quindi c'è solo il sound, gli alieni non arrivano. Mo dobbiamo fare una bella spesona, Non lo so, Non saprei. Che hai fatto tu, signor? Portiera, pneumatico? Yes. Allora, sperando che... le musiche... credo ci sia il copyright, però... non ne direi mai. Già dovrei comprare le altre gomme, porca puttana, Devo comprare un sacco di tutine. Quello al distributore ci è andato. Aspetta. Ah no, un'altra cosa ha scassato questo. Cazzo. No, però non era questo. Secondo me l'ho buttata più in là, no? Vabbè. Qual è il problema? Ah, l'olio. Arrivo, signor. Facciamo una fritturina. Ok. Precisissimo. Ciao cara. Comunque non sta arrivando nessuno, No, gliel'ha messa lui la benzina. Mo sta di no, cazzo, se n'è andato così. Ma mette benzina anche là. Bravissimo.
Autolavaggio, cliente la cassa. Aspetta, vado a mettere io a quell'altro. No, vabbè, fa lui. Cazzo, lo pago a fare, se no. Allora, aspetta un attimo che devo farmi consegnare. Allora, 10 di questi. Facciamo 16 di questi. Cappelli. Quattro. Uno. Quattro. Bibidine, bibidine. Prendi un po' di bibidine. Snecchini. Ci abbiamo un po' tutti, però riprendili un po' in saldo. Alcolici ce li abbiamo, magari un altro po' di birretta. Sigarette non le vogliono, i gelati. Questi, vabbè, abbiamo uno di questi. E uno di questi. Questi ce li abbiamo. Prendi giusto questo. E abbiamo fatto uno spesone da 1300. E mi dovresti fare anche un'altra delivery di ste cose, però. Vabbè, questi pure meno. Me le fai due consegne? No. Comunque non arrivano quelli là del... Si è buggata. Sì, il problema... Allora, non è tanto il problema che si è buggata, perché ok, ma possiamo stare con sta musica nel cervello? Dai, cazzarola. Ce l'avevamo però quello per il surf. Aspetta, mo glielo devo andare a rimettere. Si è buggata la macchina. La macchina, l'autobus. Vabbè. Aspetta che vado a rimettere un po' di cosette. Nel mentre comunque siamo autoriparate 5. 6 barche mette benzina. Abbiamo livellato pure questo, signori. Attenzione. Con quale sound poi? Vabbè. Arrivo. Preciso, vai. Eh no, però devo andare a vedere che cazzo ha fatto. Abbiamo pagato pure $1000. Non penso che sia solo sta cosa, cioè che arriva e ci fa solo la musica. Cioè, in linea teorica dovrebbero scendere, visto che era appunto l'autobus, come... In gas station canonico dovrebbero scendere quelli che stanno a fa festa e quindi comprano un sacco di cose, fanno un po' di danni, però sporco più che danni, dai. Però non credo abbia funzionato alla grande sta cosa. E poi, per carità, la musica ci sta pure, però eventualmente non per tutto il tempo. Anche un po' meno. Ok. Mi piace anche il fatto che abbiano modificato, insomma, il sistema di quelli che lavorano, che possono fare due cose, che è una cosa molto utile. Un po' il fatto che devi fare o giorno o notte. In realtà ci può stare, perché automaticamente si vanno a riposare. Prima tu praticamente li dovevi far riposare tu, li dovevi dare i soldi, anche il pagamento automatico. L'hanno fissato bene questo aspetto dei lavoratori. L'unica cosa è che eventualmente, non potendone avere molti di più, e lavorano solo a mezza giornata, cioè a mezza giornata inteso, a mezze 24 ore, perché mezza giornata, insomma, si fanno comunque un 12 ore di lavoro onestissimo. E però magari potevamo prendere più soggettoni a lavorare, no? E dai, cazzo, no, questa si è buggata malamente comunque. Ma
a meno che non devo fare altro io, ma non credo. Di solito arrivavano e scendevano. Quindi ok, fammi capire che cazzo. Qua come siamo messi? Ah no, è vero, qua non avevamo più niente. Simo, vado alla delivery al magazzino, eh. No, però qua si è impastato tutto. Dai, però, se dovete scendere. Oddio. Ma è morto il guidatore? Non lo so. Potrebbe essere. Vabbè, aspettiamo la prossima volta che si bloccano le macchine. Potrebbe essere necessaria questa cosa. Allora, un attimo che buttiamo l'immondizietta. Magari dentro. Basta? No, c'è una... Ah, vedi, te la fa vedere dalla superficie. Stronzi. Io mi becco a caso. Ah, no. Cioè, sì, a caso. Guardando nella merda. Aspetta che te do una lavata a te e me do una lavata pure io. Poi magari mi rimetto anche a abbassare un attimino l'incazzatura del nostro buon Ciuciu Manciu. Allora, con le auto da lavare abbiamo fatto. Con quelle all'officina ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Facciamo questo e poi ne mancano altre tre. Ok. Soldi pian pianino. Qualcosa stiamo facendo, signori. Iniziamo a vedere un po' di soldini da parte. Dai, eh. Dai, almeno investiamo un pochino. Poi io metto uno che fa benzina pure di notte. Effettivamente potrebbe essere una buona idea. Però mi sa che abbiamo finito i posti. Dobbiamo aspettare di livellare prima di mettere un altro lavoratore. Mi sa che siamo arrivati al massimo dei lavoratori attualmente assumibili. Ok, Scuba Rental, lo so. Andiamo a eventualmente a prenderle. Qua com'è? State a posto? State attrezzati? Fatemi scaricare un attimo le cose dal magazzino e poi devo tenere d'occhio anche la benzina, perché adesso, non facendola io la benzina, rischio di non accorgermi quando... Quanta cazzo di roba ho piato? Ah. Erano cose per la macchina, mi sa, no? Fai della benzina. 90 litri, infatti, abbiamo. Purtroppo la paghiamo un occhio della testa, ma... Allora, andiamo subito a mettere le cose. Scuba. Però vedi, non te fermi mai, signori. Vabbè, mo. Ok, anche perché qua mo ce ne vanno 6 a botta. Porco 2. Tra un po' forse conviene mettere qualcuno anche all'officina. Magari quando... Sicuramente mo devo mettere uno di notte pure al distributore, perché non c'ho tempo per starci io. Neanche minimamente. E fatemi scaricare le altre cose che avevo preso. Che linea teorica avevo preso. Scusa, non avevo piato le altre cose pure qua?
Ah no, non le avevo potute ordinare. Dimmi che... Ok, ho finito le gomme e tutto. Allora aspetta un attimo, mentre stiamo qua. 15. Questo ce n'ho 14. Vabbè, pure solo due. Pure questo, l'olio. Magari gomme, piano. Vai. Così mentre noi facciamo questo, la consegna inizia a mettersi in marcia. Allora, si sta per fare notte, quindi... Vabbè che possiamo pure... Cioè, nel senso, siamo noi che stiamo a fare tutto di seguito, veloce, perché possiamo anche andare più con calma. Tanto questi aspettano, però. Però... recentemente si è incazzato parecchio il... Lio Ciuciumanciu. No, però dobbiamo togliere sto cazzo di coso. Spero che a breve ci sia un blocco delle strade in qualche modo, perché non si può andare avanti con questa cazzo de cosa buggata, ve lo dico con il cuore, ma bella la mood, bello tutto, ma anche meno, allora, che cos'è? Autolavaggio, sì, perché quello sta in pausa adesso. No, che non te sto a fregare, incoglionito, che cazzo vuoi? Oh, lunghi. Va bene, va bene. No, se dobbiamo fare tutto noi, vabbè, come detto, possiamo andare molto più con calma, non è necessario fare tutto sto bordello per accontentare tutti, però... Più si corre a destra e a sinistra e più ci dà la moneta. Allora, dovrebbero essere venuti anche a consegnarci le cose. Minchia, si è incazzato di brutto il... Aspetta, aspetta. No, no, dobbiamo andare, signori, dobbiamo andare. Aspetta. C'è stamo che fai nafa e benzina a questo. Arrivederci, arrivederci. Poi fate voi, eh. Devo lanciare un attimino due noci di cocco a Ciuciumanciu prima che ci sputa in un occhio. Mamma sto cazzo. Ok. Ok, ok. Vabbè, signori, io comunque a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Mi metto mo io ad abbassare sto coso. Poi magari, non lo so, faccio un resettone per togliere quell'autobus che apparentemente non fa il suo lavoro. Nel mentre cercherò di abbassare sto coso. Poi una volta che arriviamo ad avere un po' di... Oddio, in realtà qua più che avere un po' di soldi, mo dobbiamo semplicemente aspettare che... facciamo quelle altre auto nell'officina, un paio di auto nell'officina e quattro macchine, quattro barche da mettere benzina, e poi abbiamo fatto anche questo livello. Va bene, lo faremo alla prossima. Mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie il canale. Spero che vi stia garbando questo Gas Station Simulator Tidal Wave DLC. Noi ci vediamo alla prossima con questo sound, signori, sempre un, come sempre un sulle mani, che però questa volta non ha funzionato granché, visto che sono, non è sceso nessuno dall'autobus, ma noi come sempre li attendiamo per un sulle mani. Alla prossima, cari.